Saluto tutti i partecipanti e ringrazio la Rete Rurale Nazionale, il CREA, le regioni, le università e le imprese coinvolte in questo momento di formazione e confronto. Conoscenza e innovazione che oggi mettiamo al centro di questa iniziativa garantiscono un impegno che possa portare a raggiungere quegli obiettivi che da una parte vedono la sostenibilità ambientale come molto importante, ma altrettanto importante è il reddito del mondo legato al sistema dell'agricoltura e dell'agroalimentare in senso più ampio, che permettano di mantenere quello che è un approccio che noi riteniamo corretto e che è inciso nelle regole che l'Unione Europea si è data al momento della sua formazione, nel Trattato di Roma in particolare, riferendosi all'agricoltura come asset strategico, e che tiene conto dei pilastri della sicurezza alimentare, ma anche di quello che è l'elemento della redditività che deriva da questa attività, a cui non può mancare l'aggiunta decisiva del ruolo dell'agricoltore all'interno del sistema come elemento portante della manutenzione del territorio, un ruolo che nel tempo tanti intellettuali hanno saputo individuare e sottolineare. Ne ricordo due in particolare: Emilio Sereni, che parlava dell'uomo che attraverso le sue attività scolpisce il territorio, e dall'altra Serpieri, che esattamente 100 anni fa riuscì a normare un processo di sviluppo e manutenzione del territorio che metteva al centro la forestazione e dall'altra parte il ruolo dell'agricoltore come colui che può garantire la manutenzione del territorio. Nel tempo queste dinamiche sono state considerate un sottoinsieme di una visione più ampia dell'ambiente, che ha un'importanza fondamentale, e io ritengo personalmente che l'abbia in primo luogo per chi trae dall'ambiente la propria possibilità di sopravvivere, di vivere con dignità attraverso il suo lavoro e di creare ricchezza per sé, per la sua famiglia e anche per la sua nazione, cioè l'agricoltore. Nel tempo il ruolo dell'agricoltore però è stato, diciamo, meno rilevante per il sistema e anche all'interno del quadro normativo meno indicato come il fulcro di ogni ragionamento che potesse essere inteso in un corretto sviluppo anche delle politiche di sostegno, in particolare della PAC, che negli ultimi anni ha visto prevalere alcuni elementi rispetto ad altri, mettendo l'ultima fase, questo quinquennio, in condizione gli agricoltori di non riuscire più a leggerla come impattante sul loro modello di sopravvivenza e io spero anche di sviluppo. Quello che dobbiamo provare a rivedere e che è oggetto di discussione in questi giorni all'interno dell'Unione Europea. Per quello che ci riguarda, innovazione, nuove tecnologie, ricerca sono gli elementi fondamentali per poter sviluppare un'agricoltura sostenibile che guardi anche lì alla nostra storia, a processi che hanno messo in condizione, per esempio, agli inizi del secolo scorso di applicare le teorie di Mendel sull'ibridazione attraverso le capacità, per esempio, di Nazareno Strampelli lo sviluppo di nuove sementi che a parità di consumo del suolo sviluppavano più produzione, la rivoluzione verde, un anticipatore di questo tipo di modello che oggi ricerchiamo e che secondo me deve mantenere ancora questi due pilastri: reddito e minore impatto sull'ambiente. È la vera sfida che può raccogliersi solo in una visione sistemica e io credo con un ruolo dell'Italia fondamentale. Perché l'Italia? Perché l'Italia ha inciso nel suo DNA nel tempo tante culture, tante dinamiche in un piccolo lembo di pianeta, lo 0,2% delle terre emerse, che ha avuto l'occasione però di contaminarsi di modelli differenti. L'Italia è stato un crogiuolo che ha al suo interno codificato un modello che è unico sul pianeta e noi dobbiamo essere orgogliosi di questo, ma anche consapevoli delle potenzialità che ha in termini anche economici.
noi come governo, con il governo Meloni, abbiamo scelto di essere avanguardia in alcuni settori, nel contrasto della standardizzazione del cibo, battendoci in Europa per mantenere nelle indicazioni geografiche un contatto forte con le produzioni di qualità abbinate a territori che le raccontano e che diventano valore in termini economici, permettendo poi di difenderle anche quando non rappresentano un quantitativo enorme, ma un valore molto importante. Abbiamo contrastato la produzione di cibo in laboratorio, inteso come carni coltivate, come synthetic food, come tutti sottolineano in ogni documento, anche ufficiale e in ogni dove, comunque fake food, cibo che non ha quel rapporto forte tra uomo, terra e lavoro, che per noi è la base anche del nostro modello sociale. L'Europa in questo ci ha seguito, 19 nazioni hanno aderito al documento proposto da Italia, Austria e Francia, e crediamo che si possa sviluppare una logica che metta in condizione l'Europa di proteggere, attraverso questo indirizzo che l'Italia ha voluto dare per prima, il nostro modello di sviluppo, il nostro lavoro, il nostro ambiente, la nostra salute, come si è fatto peraltro anche in altre occasioni sulle carni derivanti da animali clonati, proibendole, quelle con aggiunta di ormoni, ma che sappia anche mettere l'Europa nell'indirizzo corretto di essere capace di proteggere un modello che siamo riusciti ad affermare nel tempo. Siamo il continente più vecchio da questo punto di vista, più saggio, e dobbiamo anche dare alcuni indirizzi di questa natura. Lo abbiamo fatto e altre nazioni, anche importanti, altri stati ci stanno seguendo. In queste ore sono state approvate leggi omogenee analoghe a quella italiana negli Stati Uniti, in Alabama, ne stanno discutendo in Florida, in Virginia, in tanti altri stati, e crediamo che la difesa della qualità e del benessere siano due pilastri per la sicurezza alimentare del pianeta. La crescita demografica non deve corrispondere a una divisione tra coloro che potranno continuare a mangiare bene e coloro invece che saranno destinatari di cibi di bassa qualità. Lo facciamo anche attraverso lo sviluppo del piano Mattei verso l'Africa, che è il potenziale granaio del pianeta, per le sue grandi potenzialità sfruttate, non a vantaggio dei cittadini africani, e che invece oggi, grazie alla formazione e alle tecnologie che l'Occidente può mettere a disposizione, può tornare ad essere competitiva, autosufficiente in termini alimentari, e grazie a disciplinari di produzione più omogenei, mercati di carattere internazionale, anche più ricca. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, auspicando momenti di confronto, possibilmente anche di persone, in questo caso non sono riuscito ad essere presente, però volevo indirizzarvi questo saluto.